Allora, siamo in diretta, ci abbiamo messo qualche minutino in più, ma giusto per settarci un attimo, sono insieme a Gabriele e ad Antonio, entrambi di Sound. Com'è? Sonor Village. Sonor Village, scusate. E parliamo di, come ho scritto io, musicalizzazione Sonor, nerd. Sonor, sì. Cioè, ovvero di mettere l'audio a tutto ciò che è un mondo del fantastico, mettiamola così. Che è un po' la base di tutto, perché effettivamente noi quando vediamo un film, ad esempio, c'è la scena clou che se levi l'audio diventa una scena noiosa, a volte anche brutta. Non mi ricordo in quale telefilm, ma ci sono varie parti l'hanno utilizzato, dove addirittura c'è questo eroe che si fa la musichetta di sottofondo. Di solito sono quei film un po' comici, come per dire la mia vita è reale, non c'ho la musica di sottofondo, me la faccio io. E effettivamente la musica cambia tutto. No, è vero, perché mi hai fatto pensare ad un video che ho visto praticamente pochi giorni fa, dove diciamo nei film horror più famosi tipo Scream, L'Esorcista, praticamente hanno sostituito la musica con della musica funny, simpatica, e quindi esatto, cambia tutto. Quindi questo per far capire, insomma, era fatto proprio apposta per far capire come la musica fa cambiare la percezione che noi abbiamo dell'immagine stessa. Sì, cambia completamente tutto. E tra parentesi, secondo me a volte risolve molto anche la situazione. Cioè, ci sono film epici che diventano epici per la colonna sonora. Mi viene in mente per pensare ad esempio a Thor, o non lo so, I Guardiani della Galassia. La colonna sonora, bellissimi film indubbiamente, però la colonna sonora è stato un elemento portante del successo, sicuramente. Però Star Trek, quando l'ultimo Star Trek, quindi quelli di J.J. Abrams, la scena finale, c'è quella canzone, credo, dei MC, non lo so, di un gruppo rock, non mi viene in mente qual era. Comunque è di sì, un gruppo rock abbastanza noto, e cambia tutta la scena finale. Lì, se ci metti un'altra musica, magari la scena diventa noiosa. Quindi sicuramente il mondo dell'audio fa tutta la differenza. Sì, non mi veniva. Ma la musica è in questo mondo. Chi risponde? Ma la musica è un elemento... Sì, esatto. Guarda, allora, siamo entrati... Rispondo io. Okay. Vai, vai. No, se mi sentite bene, riesco a risponderti io. Allora, siamo entrati in guardia che c'è un pochino di ritardo, come se stessi sulla luna. A tratti? Vai, vai, tranquillo, stavo solo avvisando. Ok, allora. Vai, tranquillo, vai. Ok, però l'importante è che sentite. Sì, sono... Esatto, ma spesso ci sono per altri motivi. Ok, perfetto. Allora, siamo entrati in questo mondo nel 2014, nel senso che la Sonor Village è nata nel 2014, è nata da tre persone, che sono io e poi altre due persone che non sono qui stasera, che è Daniele Siscaro e Gianluca Siscaro, due fratelli, col quale già collaboravamo dentro una scuola di musica e abbiamo aperto una sezione che si occupa di sonorizzazioni, che è la Sonor Village. Da lì siamo partiti con libri, con i fumetti, che ancora facciamo, e poi piano piano ci siamo spostati verso il settore giochi di ruolo, per arrivare poi ai board game, e nel frattempo facciamo trailer, facciamo musica per animazione, insomma... Cerchiamo di diversificare la nostra attività e quindi a pieno titolo sonorizziamo il mondo nerd in tutto e per tutto. Ben fieri di farlo, questo posso dirlo senza paura. Gabriele, invece tu? E io quindi sono la cosa più importante è che l'idea è nata proprio quella di portare la musica lì dove non necessariamente la musica c'era. Adesso non parliamo ovviamente di film che corti da giochi, che ormai da tempo, come dire, la musica la fa da padrone anche lì, ma soprattutto sul cartaceo.
vai. Questa cosa del cartaceo poi dopo la riprendiamo. Intanto però, Gabriele, tu invece come ti sei avvicinato a questo mondo? Allora, io diciamo che studio musica da quando avevo 5 anni e studio e gioco ai videogiochi, quindi diciamo la passione è diventata così, così forte che poi ho deciso di approfondire i miei studi e ho studiato al St. Louis per il diploma di musica elettronica alla triennale, dove ho conosciuto Antonio, quindi sono entrato in corso d'opera e quindi sono entrato nella Sonor Village da quando facevamo anche fumetti e facciamo tuttora, insomma, comunque un po' meno il periodo era quello che ha descritto Antonio, 2015-2016, e niente, poi mi sono specializzato dopo il diploma in musica elettronica in musica in composizione di musica applicata, quindi parliamo di telefilm, film, videogiochi. E devo dire che l'esperienza anche che ho avuto con la Sonor, e quindi adesso che ci siamo spostati sui giochi di ruolo ancora di più, mi è molto servita, e quindi ovviamente è una continua crescita anche personale, per questo insomma sono contento anche di far parte del gruppo. Ma invece questo discorso dei fumetti, i fumetti hanno poco a che vedere con la musica, cioè non state musicalizzando fumetti, cioè fate fumetti e poi fate musica, o state mettendo la musica nei fumetti? No, è diciamo una sorta di audiolibri, cioè insieme al fumetto viene venduta poi l'OST, insomma la musica, la colonna sonora, che ovviamente è scritta in base al genere del fumetto, ovviamente. Ma questa cosa la fate con fumetti già pubblicati, cioè nel senso prendete una serie Marvel, prendete una serie DC e musicalizzate il prodotto, oppure nuovi fumetti che fanno poi la richiesta? Nuovi fumetti, sì. Okay. Sì. Poi non so, Antonio, se risponde insomma magari più... Ti aspettiamo, Antonio. In realtà è... fatto la suspense, ci vorrebbe la musica. Antonio, non ti abbiamo sentito, non so se hai parlato o... No, allora non facciamo musica, nuovi fumetti, sì, esatto, nuovi fumetti in particolar modo. Allora sì. Allora, in particolar modo lo facciamo per una... lo so. Allora, in particolar modo dico, lo facciamo per produce manga disegnati da autori italiani, no, scritti e prodotti in Italia, che è la Upper Comics. Ogni loro uscita, ok, o uscita singola o serie... Sì, purtroppo sì, ma no. Non so se mi ascoltate. Sì, noi ti stiamo ascoltando a tratti. Quindi non ho idea se quello che ho detto è stato sì. A piccoli pezzi, e capisco che ogni tanto rispondi a qualcosa meno. Che dico io. Non so cosa fa. In questo momento c'è un bel film immagine di Antonio che ci sorride. Quindi Antonio, sappi, non so se stai vedendo, almeno c'è un bel film immagine che ci sorridi. Io intanto chiedo sempre a Gabriele, quindi questa collaborazione con una casa editrice che vi ha chiesto, comunque avete scelto di collaborare, quindi i loro nuovi fumetti, mi ripeti il nome perché non l'ho sentito Upper bene. Comics. Ok. E quindi loro vi hanno chiesto di fare questo lavoro che ovviamente si va poi a... dipanare completamente online, perché ci sarà una versione audio e testo del fumetto. Bravo, esattamente. Ok, Antonio nel frattempo forse prova a rientrare, speriamo che ce la fa. Mentre invece per quanto riguarda il lavoro
di Sonor Village con i videogiochi, ma vedevo anche con i giochi da tavolo. Per adesso prettamente con i GDR, i giochi proprio di ruolo. Sì, e in quel caso cosa fate? Fate la musica alla presentazione del gioco, non al gioco fisico. Allora, diciamo che a noi ci arriva il manuale del gioco, quindi arriva la società, ok, che ci affida la musica del gioco di ruolo. A noi ci arriva praticamente il manuale, che ovviamente va letto, perché altrimenti diciamo che non ti immedesimi bene, soprattutto nei giochi di ruolo, dove praticamente devi uscire fuori proprio dalla tua persona, dalla tua personalità. E una volta che insomma abbiamo visto bene il manuale e tutto quello che tratta, praticamente ci viene data una lista di musiche che dovremmo andare a comporre in base a varie indicazioni, e quelle musiche verranno ovviamente composte da noi. Una volta diciamo a prodotto finito, con la vendita del gioco verrà venduta anche la colonna sonora, o magari in parte. Questo ovviamente dipende anche dalla ditta o dalla società insomma che fa il gioco. E quindi che succede? Che magari mentre i giocatori, se vogliono un'immersione più diciamo diciamo fatta ad hoc, ok, più personalizzata, ovviamente più personalizzata, prenderanno anche la colonna sonora del gioco stesso che abbiamo fatto, e quindi di conseguenza avranno un'immersione al 100%, diciamo a 360 gradi. Ah, quindi voi andate anche a realizzare una sorta di compilation di tracce del gioco. Esatto. Sì. Vediamo qui su YouTube che ci sono varie tracce, sono relative a dei giochi, ovviamente. Esattamente, come esempio. E ovviamente le musiche sono in base alla situazione del gioco. Cioè, nel senso, se magari ad esempio, per chi, non so, anche chi ci segue è un po' del genere, e magari un personaggio entra all'interno di un dungeon, in quel caso magari ci sarà la musica fatta apposta per il dungeon, ovviamente. O comunque magari, che ne so, succede un qualcosa all'interno del gioco, magari ci sarà la musica fatta apposta per quel tipo di situazione. Senti, invece non parlando di musica, parlando di grafica, adesso vedo sul vostro canale YouTube che ci sono anche delle bellissime rappresentazioni grafiche. Queste ve ne occupate anche voi o vi affidate tipo a una società esterna, o è stessa la committente che poi vi dà la parte estetica dei video, delle colonne sonore? Questo è Antonio che vai, Antonio. Pubblicità. Ma mi sentite adesso? Perché non so come siamo messi. Abbiate pazienza, no? La mia linea oggi ha deciso di non funzionare. Figurati, avevo fatto questa domanda. Dicevo, ok, sì, vabbè, avevo fatto questa domanda. Voi vi occupate dell'aspetto audio? Non so se riuscite a sentire. Vi occupate anche dell'aspetto estetico delle grafiche? Se mi sentite, datemi un cenno così posso intervenire, altrimenti sto in silenzio e guardo. Credo che adesso allora, ti arrivi la... Sì, no, allora, ok. Allora, noi ci occupiamo della grafica soltanto di alcune cose che riguardano però il nostro sito, ok, che riguarda il nostro sito, nostre pagine Facebook o comunque i nostri social. Dopodiché niente, ci ha abbandonato Cresciano. Allora suppongo che le grafiche non le fate voi, da quello che no. Ok, va bene, dai, andiamo avanti, si ricollegherà, mi dispiace, purtroppo è un problema a rompiscatole, però non ci possiamo fare molto. Tornando ai file che mi hai girato tu, in quel caso
tu hai creato delle musiche o degli effetti sonori, in quel caso era per dei videogiochi? Allora, per quanto riguarda quella cosa che ti dicevo per i mostri, eccetera, quello è un podcast che è stato fatto per Natale, più o meno quel periodo, o da ottobre, da Halloween, che poi è stato terminato ad Anno Nuovo. E in quel caso non è prettamente un videogioco, ma è un podcast che è poi uscito su Spotify, e dove praticamente noi eravamo stati incaricati di fare totalmente la sonorizzazione, sia musicale, che non mi sono occupato io ma un altro ragazzo, e io invece mi sono occupato di tutta la parte di sound design. Praticamente in cosa consiste? Avere una storia narrata in inglese, ovviamente, e, dove praticamente c'è il narratore e i vari personaggi. Non so se comunque hai presenti i podcast soliti. Come no, avete fatto l'aspetto audio di quelli che erano una volta i radiodrammi. Esattamente. Dove praticamente, non so, magari c'è il personaggio che entra all'interno di un bar e allora in sottofondo ci deve essere il rumore del bar, magari, che ne so, un chiacchiericcio, eccetera, e poi magari c'è la porta che si apre perché magari apre quella porta. Diciamo, è stato difficile più che altro perché, non avendo ovviamente le immagini davanti e quindi un qualcosa di concreto, bisognava immedesimarsi proprio all'interno della situazione, perché ovviamente che cosa fa l'ascoltatore? Va lì, chiude gli occhi, si ascolta il podcast e ovviamente si immagina la scena, quindi deve essere al massimo al 100% descrittiva in tutto. Quindi magari se sentiamo alcuni audio... Sì, prova a mandare questo passi e voce di mostro. Sì, allora, insomma, magari faccio una considerazione un po' tecnica del lavoro, oppure... Sentiamolo prima, ho alzato il volume. Aspetta, vediamo quest'altro qua, forse si sente meglio. Magdalena ran for the camera, but Scott pulled her back and ran for safety, of course. Here, take your camera and go tell the world this story. I'll buy you some time. Think of this as an apology for using you as bait. Now run! The two ran into the night with just their flashlights and their camera tucked away in Max's pocket. Ok, ad esempio, spero che si sia sentito, riabbasso l'audio perché l'avevo messo al massimo. In quel caso era una scena di fuga, era partito qualche allarme e c'era questa signorina che diceva piglia la camera, che doveva essere qualche cosa, un elemento importante del gioco. Sì. In quel caso tu ti sei occupato dell'audio, degli effetti sonori, giusto? Esattamente, tutto quello che praticamente si sente sotto le voci è fatto, ovviamente tutto registrato, ovviamente alcuni suoni sono campionati, ovviamente non è impossibile, c'era un punto in cui c'erano degli spari, ad esempio di un fucile, ovviamente non è, cioè se hai possibilità vai magari al poligono una giornata tutta tua a registrare gli spari del fucile. Ma ovviamente alcuni suoni ovviamente vengono campionati, magari presi qua e là, però diciamo nell'80% si cerca sempre di fare tutto, diciamo, made home. E io ho registrato, ad esempio, la mia voce era quella lì dei mostri, e quella anche del mostro più grosso, e poi ho fatto, come dicevo prima, anche ho preso uno straccio per i passi quelli più potenti, ho preso uno straccio registrato, ho sbattuto praticamente così a terra, e ovviamente con dei processori di effetto e plugin eccetera, ovviamente il suono è diventato più simile a un passo. Anche ad esempio il dei mostri, quello ad esempio ho preso una presente l'insalata proprio quando, cioè nel gambo che è, sì, che è praticamente croccante. Esattamente, l'ho preso e proprio l'ho girata così davanti il micro. È stato divertente, devo dire che... È il lavoro del rumorista che oggi è diventato per lo più digitale. Io vidi tempo fa, qualche annetto fa, un documentario di quelli che stanno su History,
che faceva vedere i rumoristi come facevano negli anni 80, che effettivamente è un po' come il film di Massimo Troisi, andavano lì con i microfoni a registrare il suono del vento, che non esisteva praticamente il digitale, quindi ti dovevi fare tu prima una traccia audio, quelli che camminano, che ballano il tip tap per sentire i passi, era proprio il mestiere di quello che creava i rumori, e poi ovviamente venivano digitalizzati, usati nel cinema. Ma guarda, questa è una cosa che ad esempio io utilizzo molto, più che altro per crearmi una mia libreria, no? di suoni che magari posso riproporre in varie occasioni, perché ad esempio a me, io amo andare in giro nella natura, nei boschi, così, quindi capita che ogni tanto mi porto il microfono e magari mi metto lì in silenzio e mi faccio i miei pattern anche audio. Oppure magari, che ne so, a tempo perso mi metto lì e registro dei suoni casuali che però magari possono servire, ad esempio, non so, lo sbattere anche delle porte, quelle praticamente tra un po' sfondavo praticamente le porte di casa, cioè, ogni tanto mia madre scendeva perché pensava, non lo so, che ci fosse un terremoto, quindi è anche divertente per quello. Ma quello, diciamo, lo fai principalmente per passione, perché ci sono tantissimi siti che ormai regalano proprio gli effetti sonori. Mi viene in mente, io ho qui lo Stream Deck, che se vai sul canale dello Stream Deck, sì, ce l'ho anch'io, migliaia di effetti sonori, cani che abbaiano, canzoncine, sì, la folla, il traffico. Diciamo che però in quel caso, cioè, questa è sempre la solita cosa della pappa già pronta, no? Cioè, certo, nel senso, a me piace metterci del mio. Cioè, allora, ecco, come dicevo prima, se magari capita che uno deve prendere e deve andare a registrare uno sparo di un fucile, ovviamente io non ho fucili in casa, cioè, nel senso, quindi sono costretto magari ad andare in altri posti e registrare, se poi te lo fanno fare, perché magari stai lavorando per un Call of Duty, allora in quel caso magari c'hai, no, il tuo team, qualche autorizzazione, esattamente, e quindi in quel caso ovviamente ti devi arrangiare, però ecco, per tutto ciò che è possibile fare sia in ambito casalingo oppure ad esempio, ecco, esterno, io preferisco farlo, perché poi comunque è neanche nel lavoro, nel piacere che uno fa, no? Quindi, sì, anche perché è divertente, tipo il rumore del mare, sì, è vero, ci sono sicuramente migliaia di file, il rumore del mare, la risacca, il vento, i gabbiani, però ovviamente poi diventa anche divertente che uno si faccia il suo fuoco per fare lo scoppiettio del fuoco, esatto, diventa divertente, diventa, esatto, anche una cosa. Ma divertente. Guarda, più che altro, lo sai qual è il problema tanto di questa cosa dei suoni? Che magari ce n'hai mille e uno su mille va bene, se lo trovi, più che altro per la situazione in cui stai. Cioè, nel senso, ad esempio, è capitato sempre per questo lavoro che avevo provato, ecco, lo scoppiettio del fuoco, e alla fine, fortunatamente, era inverno, me lo sono registrato da solo, però non andava bene per quel tipo di situazione, perché ovviamente io me lo sono creato io il suono, no? Diciamo, me lo sono registrato io, e quindi in base alla mia esigenza mi serviva in quel modo. Quindi a volte, ecco, è giusto magari prendere ispirazione, però prendere spunto. Poi per me, soprattutto nell'arte, comunque almeno il tuo ce lo devi mettere, che sia un 20, un 30, un 40%, però per me ci deve essere il tuo, la tua impronta, diciamo. Ma sicuramente, perché sennò poi diventa una cosa tecnica, compra, prendi, azzecca, copia e incolla, e non ha alcun senso. Esatto, sempre rimanendo in tema, adesso magari spostandoci un po' più sulla parte, diciamo, più sonora, ok, più musica, ad esempio questa è la stessa cosa di magari, ecco, avere dei preset in un sintetizzatore, ok, in un plugin, e magari, che ne so, ti compri i pacchetti online e ci metti quel suono, che va benissimo, però il fatto è che magari quel suono è stato utilizzato da altre 200, 300, 4000 persone oltre a te. E quindi in questo caso ovviamente è normale che uno cerca più che altro magari di andarselo o a ricreare, o comunque magari, no, metterci, ecco, pure lì del suo, magari modificandolo o comunque dando un tocco proprio. Ecco, questo è. Antonio sta riprovando a rientrare, vediamo se ce la fa. Provava a entrare senza video, ma senza video streaming non me lo faceva entrare. Vediamo se va. Olè! Ci vedi, ci senti?
Non so se mi sentite. Io voi sì, non so se sentite me più che altro, ma al di là della connessione, se... Sì, Antonio, noi ti sentiamo, è il solito problema, c'è il ritardo e le immagini sono a Vedete, scatto, però mi sentite? sì. Abbiamo un po' di ritardo, tu non vuoi tornare sulla Terra, sei lì sulla stazione orbitale, e quindi abbiamo un po' di ritardo. Abbiamo parlato, non so se hai sentito un po' del rumorista, degli effetti, di come creare gli effetti, che sono alcune delle cose che fa Gabriele. Se ce la fai, che ci senti, riesci a inserirti, mi fai sapere un po' quello che fai tu, cioè le cose che, come è nato questo progetto, dove tu principalmente vai a mettere le mani. Uguale, sì, immagino di sì. Ed è qui che ci dobbiamo mettere un effetto sonoro. Che poi c'è il mito di Vorito, che io devi sapere che io leggo a caso, avevo letto il mio vomito, perché la mia mente corre e fa dei collegamenti tutti suoi. Antonio ci ha abbandonato di nuovo. Facciamo sentire che non è il mio vomito, eh. Allora, sì, questo allora, è sempre inerente comunque alle sonorizzazioni. Cioè, adesso abbiamo parlato della parte di sound design, ovviamente io mi occupo anche di musica, essendo compositore, e questo era un brano che doveva andare, diciamo, in sottofondo, ok? È molto sci-fi, quindi comunque il genere è un po' space. Speriamo che si sentano, perché sono molto basse le tracce. Sembra un po', come un po' tutte le colonne sonore di videogiochi di sottofondo. Mi ricordano quei CD che compravo io una vita fa, che erano quelle musiche un poco techno, relax, quei mix, meditazione trascendentale, techno, trance. Ce ne ho diverse a casa, sappiamo. E ricordano un po' queste musichette elettroniche qui degli anni 90, quindi erano proprio i primi esperimenti, mi sa. In questo caso stiamo parlando di una musica di sottofondo di un gioco, suppongo. Sì, sempre comunque gioco di ruolo in questo caso. E quindi Ah, magari mentre i ok. giocatori giocano, c'hanno comunque questa musica di sottofondo. Ora non mi ricordo bene in che tipo di situazione era, però ovviamente comunque è sempre mentre giochi, quindi comunque, cioè in qualsiasi situazione in cui ti trovi, ovviamente c'hai la tua musica. E senti, invece tu come compositore cosa fai? Quindi parliamo anche un po' di cose tue private, diciamo così. Allora, io ad oggi mi sto occupando di un film horror Ah. sto in collaborazione con un regista in Sardegna. E poi ho finito a marzo praticamente un documentario su Venezia. Sono tre, diciamo, una piccola serie di 3 puntate. E poi insomma, mi sto occupando di vari corti, insomma, questa è la mia Bello. un
da compositore. Quindi sempre, rimani sempre in questo ambiente qui, sulla musica di sottofondo, di accompagnamento, chiamiamolo così, quindi sonorità per film, documentari. Sì, esatto. Sì, sull'ambito colonne sonore, sì. Ovviamente. Sì. Hai detto niente, considerando... Sì, ci sono dei nomi importantissimi, ma c'è stato qualcosa che ti ha spinto ad andare verso questa direzione o sì. Una selezione naturale? No, allora, io non sono partito proprio come, cioè, diciamo, in ambito di musica applicata, perché ovviamente venendo da un corso di musica elettronica ero più propenso a... io sono un ex DJ, quindi avevo un duo con un altro ragazzo. Devi andare a fare il Coachella, ho capito. E facevamo, insomma, produzioni di musica elettronica, ovviamente, non techno. Però comunque musica del genere, diciamo un po' di nicchia, un po' di bass house, insomma quella che andava un po' di anni fa, perché ormai oggi proprio è stato stravolto il mercato. Quindi, avendo studiato ovviamente musica elettronica, ho un sacco di basi ovviamente a livello elettronico, quindi sintetizzatori eccetera. Sì, lo vedevo dietro. Il Tube della Moog e il Roland JDXA, e quindi vengo da lì. Poi casualmente in una lezione che stavo facendo all'Accademia, il nostro professore, diciamo, ci affida un compito di sonorizzare un video di montagne, insomma era un video un po' pubblicitario, così, classica esercitazione da accademia praticamente, e devo dire che da lì piano piano mi sono informato, comunque sono andato a vedere anche altri compositori del genere, che ovviamente ero un po' fuori da questo, cioè, ovviamente conoscevo già chi era John Williams, Hans Zimmer, però non è che, diciamo, ci stavo molto all'interno. E poi dopo, dal secondo anno in poi, ho cominciato a vedere che mi piace il fatto comunque di andare a trasmettere le mie emozioni su delle scene, ovviamente, di un film o qualsiasi altra cosa, che può essere anche un videogioco, perché per me ovviamente i videogiochi, avendo giocato sin da piccolo, danno un sacco di emozioni, e reputo che per me almeno una volta nella vita uno deve videogiocare per capirlo. E niente, poi piano piano mi sono informato anche con l'università, vedendo comunque i corsi che partivano, e ho deciso di prendere anche, diciamo, di specializzarmi più in questo campo, ovviamente. Avendo sia basi elettroniche, che comunque nei film ad oggi è molto utilizzato. Beh sì, oramai è tutto digitale, mettiamola così, quindi il suono, anche se ti fanno orchestra, credo che sia molto più facile farla elettronica che non chiamare una sinfonica e registrare. Sì, ti fermo subito, perché diciamo che quello che viene fatto in studio, diciamo a casa tua, ok, è praticamente quello di creare un mock-up, quindi un campione, che poi ovviamente verrà suonato ed eseguito dall'orchestra vera e propria in studio. Quindi ci sarà tutte le... per lo meno tutti, comunque, sia i film grandi o comunque i film che escono anche in sala, eccetera. Le musiche vengono sempre scritte e poi registrate. Ovviamente parliamo di budget più importanti. Io penso anche magari a produzioni un po' più piccole, come per tutto, che vanno a fare una scala di economia, e quindi magari utilizzano, non voglio dire il suono di passi preregistrato, ma non si mettono a spendere, andare in una piazza a registrare la folla che passa. No, assolutamente. Che ovviamente i budget sono... Antonio, vediamo se ci riusciamo. Ti avevo chiesto prima, ti richiedo, all'interno del progetto, di cosa tu principalmente ti occupi o comunque ti fa piacere fare in questo aspetto che abbiamo visto Filemò, quindi sonorizzazione di fumetti, giochi di ruolo o anche videogiochi, se ci sei. Ci sei? Lo squalo. Mi sa che Antonio è semplicemente flippato. No, si è mosso. Candà. 10. 9. Secondo me non ci è arrivata la domanda. Allora, Antonio, se ti arriva la domanda, tu vai, parla, noi ci blocchiamo. Nel frattempo continuiamo a parlare.
se no siamo tutti quanti qui un pochino. Io non so, io ti sento. C'hai praticamente il ritorno della differita, Antonio, praticamente ti arriva l'audio dopo, quindi parla, ci fermiamo noi. Cioè, così evitiamo almeno questo periodo morto, senso che quando vuoi parli e noi ci azzittiamo. A te ti arriva un po' in ritardo, ma non ti preoccupare, perché mentre tu parli noi ci siamo zittiti. Intanto andiamo avanti, perché sennò restiamo così in attesa. Oh, non so più cosa fare. Proviamo, Antonio, proviamo. E quindi praticamente ci vuole ovviamente una, cioè dipende dalla produzione che uno ha indietro praticamente, perché ad esempio certo, cioè, magari in un cortometraggio cioè, se uno ha un budget ovviamente è giusto che lo spenda. Quindi come dicevi tu, un conto è lavorare per Call of Duty, che ovviamente chiama l'orchestra sinfonica di Londra per fare magari la canzone, è un conto, ma con tutto il rispetto, una piccola casa di produzione dell'Umbria o del Molise, che ovviamente non c'ha i fondi della Ubisoft o della Wizard, non so a chi, quale gruppo faccia capo Call of Duty, però ovviamente c'è un budget ridotto e quindi inevitabilmente farà una cosa buona, ma con budget ovviamente più bassi. Sì, sì, c'è sì, poco da fare. Senti, invece, parlando di supereroi, ho visto che tu hai messo una traccia supereroi. Sì, che avevamo fatto tempo fa per un... No, mi ricordo che mi sa era un fumetto questo, che parlava di un supereroe, anni fa, ricordo. Però... vabbè, sentiamola, vediamo se si sente, che altro... Io sposto il microfono per fare questa cosa viscera. Posso per me. Grazie. Questo è l'attimo dello scontro. No, no, è molto bello, mi piace. Però veramente sì, l'inizio un po' sembrava Superman, un po' mi ha ricordato Star Trek, le sigle iniziali di Star Trek. Poi ovviamente c'è quel giusto pathos che ci deve essere. Thank you.
bella, bella. Beh. Mi viene in mente anche un'altra cosa, scusa, poi ti lascio parlare. Effettivamente queste sono sonorizzazioni che potrebbero andare bene anche per il book trailer. Perché, vabbè, io ho scritto un libro che parla di supereroi. Ho messo una canzone degli XX che ovviamente mi penalizza perché mi piace molto, ma non si può mettere su YouTube perché ci sono i diritti. Però una musica tipo questa, creata per un book trailer, per esempio nel mio caso sarebbe stata perfetta, perché comunque è supereroe, quindi prende appieno lo stile che dovrebbe avere il tipo di suono di sottofondo. Sì, no, infatti, ma come hai detto tu prima, praticamente ti ha ricordato tante cose, perché effettivamente questo un po' è colpa della globalizzazione. Praticamente noi ci siamo, ormai il nostro standard, ad esempio, ecco, sul genere supereroi è questo. Cioè, nel senso, noi prendiamo molto dallo stile ovviamente hollywoodiano, perché sono loro che l'hanno inventato, quindi niente da dire su questo. E quindi ci sono degli standard che ovviamente, se uno va a fare una musica di questo tipo, deve ovviamente rispettare, tipo corni, un'armonia che comunque sia epica e gloriosa, e l'ostinato degli archi, che è sempre quello taratara 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 taratara, che sentirai all'infinito, da Avengers a tutti della Marvel. Ti dirò, mi è piaciuta molto. Perché, quanto ho capito, sei un fan veramente dei supereroi. Sì, sì, sì. Mi è piaciuta molto la colonna sonora di Moon Knight, la serie TV. Sì, la devo ancora sentire con calma su Spotify, però nella serie mi è piaciuta pure a me. Ma a me anche quella di Miss Marvel mi sta piacendo, anche, le canzoni. Sì, il giovanile è più teen come stile, ovviamente. Sì. Però sì, pure Moon Knight, proprio perché è arabeggiante, quindi... Bravo, perché io muoio per quel tipo di sonorità. Ma poi, andando un po' off topic, a me è piaciuto molto la serie, più che altro perché cioè, nel senso, non sembrava tanto di vedere anche una serie di, o comunque un film di supereroi. Cioè, nel senso, non so, mi è sembrato più tradizionale e mi è piaciuto molto di più rispetto, ovviamente, agli ultimi film che sono stati fatti dei supereroi. Cioè, come se fosse stata una ventata fresca, un attimo di... Ma questo anche per dirti, non so se c'è qualcuno che ci segue che è fan di Star Wars, per dirti, la serie TV di Obi-Wan per me è stato lo Star Wars che avremmo voluto vedere, no? Negli ultimi, che ovviamente non abbiamo visto. Ma tu non sei di quelli che sta accusando? Io non l'ho ancora visto, però sento molte voci contraddittorie, brutto... Obi-Wan sembra un bamboccio, ma non lo so, ne ho lette e sentite varie ed eventuali. Io non l'ho visto, sto a zero. Sono rimasto a Boba Fett, che devo dirti la verità, mi ha un po' fatto, come dicono in Norvegia, la palla. Io quella ancora devo vederla, non sono riuscita proprio a niente di che, cioè anche delle cose un po' assurde a mio avviso, tipo sto gruppetto di scalmanati con gli scooter cromati, cioè inguardabile in Star Wars per me. E Boba Fett non mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo Mandalorian, avevo delle belle aspettative per Obi-Wan, ma ho letto critiche efferate sulla qualità della trama, sembra uno scemo che non sa fare nulla, di tutto ho letto. Sì, è pur vero che il fan di Star Wars, se mi ci metto anche io, è sempre criticone, ed è vero, perché si stava meglio quando era peggio, per me. E vabbè, lo sappiamo tutti, però... Per me con questa serie, io non so, magari ovviamente è oggettiva la cosa. Certo, sì, sempre soggettiva. Soggettiva, sì. Scusa, no, oggettiva. No, figurati. E per me, a me è piaciuta, sinceramente è piaciuta anche alcuni riferimenti, tralasciando il fatto che hanno sbagliato alcune cose perché nella traduzione era una cosa invece che un'altra. Vabbè. Cioè, per me sono piccoli. E io che lo guardo in inglese, ma vaffanculo. Cioè, vediamo le cose come stanno. Ecco, a me, allora, ti dirò, a me è mancato invece la musica simbolo di Star Wars, che quella forse magari potevano un po' allargarsi, perché io mi sarei aspettato proprio di sentire John Williams al 100%, anche se c'è, ovviamente, perché comunque ci sono delle tematiche importanti all'interno della serie che riprendono molto comunque quello che è stato Star Wars.
però quello sì. Però in generale a me è piaciuta, sono sincero, cioè nel senso, allora, va bene il fatto degli scontri, però comunque, cioè, che ci aspettavamo di vedere? Nel senso, comunque Obi-Wan in quel caso era tanti anni che non era più uno Jedi, tra virgolette, e ti trovi comunque che fai, ci sono degli scontri, eccetera, è normale che non c'hai il giovinotto, no? Beh, vabbè, non mi spoilerare, non mi spoilerare. Però, No, assolutamente, le persone ci stanno seguendo, però ecco, io sinceramente non ho visto tutta questa cosa, capito? Sì, vabbè, ma è come Monkey Island, che sto sentendo che addirittura uno dei creatori ha dovuto scollegare i suoi social perché lo stavano martellando di invettive, che poi sicuramente saranno dei giovani, perché la grafica scelta è molto simile a quella del primo e del secondo, quindi si è cercato di fare una sorta di tributo. E invece proprio per questo molti l'hanno criticato. Non si può piacere a tutti, però mamma mia, ma datevi una regolata, non si può fare manco questo. No, infatti. E invece in tema supereroistico, mi sta piacendo la Disney / Marvel, perché altra cosa che molti criticano, tipo Miss Marvel, stanno facendo delle produzioni che non sono Avengers, cioè non possiamo vedere all'infinito Avengers. No, infatti basta. Infatti stanno facendo delle miniserie che sono totalmente diverse e secondo me sono carine. She-Hulk, se la buttano sul legal drama, secondo me è carino. Cioè, se parlano meno del supereroe e più dell'avvocato, secondo me è carino. Bravo. È questo, ma infatti quello che mi è piaciuto anche di Moon Knight è stato proprio questo. Cioè, nel senso, il fatto che comunque se tu guardi le prime tre puntate non ti sembra che è di un supereroe, cioè, capito? È sì, questo, cioè, descrivi la vita della persona, come è, chi è, che fa nella vita e come, diciamo, quel potere gli crea un disagio a livello vitale e quindi deve scegliere poi. Che poi quello... è un po' quello, diciamo, è tra virgolette il problema che ho avuto pure io. Scrivi un libro, parli delle origini di un supereroe, inevitabilmente devi mettere un tot di pagine a spiegare di che stiamo parlando, a meno che non fai il film, ok, c'è il supereroe, vai, combatti. Ma lo stesso Iron Man 1, la prima ora di film, è tutta incentrata di lui che sta nella grotta e batte il ferro, cioè Iron Man arriva dopo un'ora e un quarto nel film, perché è l'origine del personaggio. Quindi in queste miniserie, secondo me è normalissimo che loro spendano un po' di tempo a spiegare il retroscena, sennò veramente facciamo... mi si è diventata rossa, Antonio. Se no, veramente facciamo, come dire, delle cose inutili. E da questo punto di vista mi piace anche molto l'idea delle musiche, che hanno cercato di lavorare anche sulla qualità dell'audio. Sì, sì. No, ma è vero, te l'ho detto. Poi, se c'hai modo, ascolta la colonna sonora della serie TV. Ma più sì, che altro perché non mi dà l'idea classica, come ti dicevo prima, del supereroino, capito? Tipo Wonder Woman, ok? O Superman, che è bello, ok? Però, cioè, va cambiata un po' la situazione, perché altrimenti anche a livello musicale diventa tutta monotonia e tutto uguale, perché il pattern è quello, lasci quello e ok. Cioè, sai dove andare a parare, va bene così. E quindi è giusto che piano piano stanno cambiando anche questo tipo, perché solo loro possono farlo, perché ovviamente il mercato è loro. Quindi, però è per me una nota positiva per il futuro, insomma. Sicuramente, secondo me gli fa onore e non disonore questo voler lanciare delle miniserie anche un po' diverse, che sicuramente qualcuno, i più giovani magari, iniziano pure a fare le proteste come stanno facendo, però comunque magari le persone un po' più adulte o un po' più formate apprezzano sicuramente. Guarda, a me il mondo della composizione audio, soprattutto per i film, mi è sempre piaciuto molto. Tanto è vero che a casa c'ho tutti i CD di Vangelis, quindi stiamo parlando proprio di Pulsar e di tutti, diciamo, le colonne sonore che lui ha creato, da Blade Runner in poi, La Conquista del Paradiso, che sarebbe il film sulla scoperta dell'America. E mi piace molto ascoltare la musica, un po' perché quando lavoro, per qualsiasi, cioè io facciamo ovviamente un altro lavoro, spesso sto molto concentrato, mi metto queste musiche di sottofondo perché sono comunque belle, e spesso ti dicevo ascolto le compilation proprio per questo, e quella lì di Moon Knight devo ancora mettermela, ma penso che finirà nelle mie cartelle colonne sonore di Spotify, perché
ce le ho tutte, però quelle degli Avengers è un po' come dici tu, sembra un po' sempre la stessa canzone quando senti una canzone per esempio di Capitan America o di Avengers, stai più o meno lì. Mm-hmm. Mentre queste mi sembrano più particolareggiate. Senti, invece per il futuro c'hai cioè, dei progetti in ballo oltre alle cose che hai già detto, qualcosa di nuovo come lavoro? Beh, adesso diciamo che è tutto in corso di opera, perché comunque anche i progetti con i quali sto lavorando ovviamente verranno conclusi nel futuro prossimo, quindi ecco, insomma spero il meglio, perché comunque già ho saputo che alcuni lavori sono stati presi in vari concorsi, eccetera, quindi in Grecia, insomma comunque, quindi spero che ecco, piano piano uno... Sì. No. Come si dice, se c'è passione uno si prende lo zainetto e piano piano parte in viaggio e se la crea passo per passo, quindi sì, sono molto positivo per il futuro su questo. Ottimo, ottimo. Sì. E invece giochi proprio per computer, videogiochi? Perché un'altra ora siamo con... no, giusto un accenno, dai, non ti voglio tenere un'altra ora. Hai lavorato su dei videogiochi, allora... ti piacerebbe... Allora, sì, mi piacerebbe molto lavorare con produzioni più grosse di videogiochi. Ho collaborato alla realizzazione di musiche per due videogiochi quando stavo all'Accademia, con un'altra Accademia. Hanno fatto una collaborazione tra sviluppatori e compositori. E non ti dico ovviamente che ero entusiasta di collaborarci, ma allora partiamo un po' dal presupposto, perché comunque il mondo della musica per videogiochi è un po' diverso rispetto al film, perché ovviamente noi siamo abituati a vedere il film in maniera lineare, no? Quindi abbiamo il video e quello è. Dura un'ora siamo certo. Lì e vediamo in maniera lineare il video. Il videogioco è un po' diverso, perché ovviamente abbiamo un mondo più interattivo. Magari ci sono le cutscene, quindi comunque le cinematiche che stanno all'interno di un video, di un videogioco, e in quel caso, vabbè, comunque uno si mette a comporre musica come se fosse appunto un film, ok? Musica per un video. E invece nel videogioco ovviamente un po', diciamo, ad esempio faccio un esempio più pratico, New Horizon, penso lo conosci, io penso sì. Io okay, sì, lo conosco, diciamo, diamo per scontato che lo conoscono tutti. Ok, è un open world praticamente, dove tu hai questa mappa e giri per la mappa e ovviamente incontri nemici, fai missioni, eccetera. In 60 ore di gioco è normale che magari ce ne sono 3 ore, 4 ore di cinematiche in generale proprio, e le restanti 57 magari ovviamente tu stai in giro per questa mappa. E quindi giustamente la musica non è sempre lineare, quindi la musica cambia in base alla situazione in cui stai, magari stai in una regione rispetto a un'altra, non so, mi viene pensato sempre inerente al gioco, magari stai su una montagna, è più gelida, c'è un tipo di musica, magari stai invece nel villaggio e ne parte un'altra, quindi in questo caso ovviamente la musica deve essere più adattiva rispetto a quella che può essere, adattiva nel senso del termine, cioè che deve essere adattata a ogni situazione all'interno del gioco. Ok, certo. E anche l'attrezzatura ovviamente, diciamo, cambia, perché magari con le classiche DAW, quindi i software con i quali si compone Nuendo, Cubase, Ableton, eccetera, e magari per il film sono adatte, per il videogioco sono adatte, ma serve anche magari un programma che faccia comunicare Unity con questo programma tramite un linguaggio di programmazione, e dove praticamente tu hai la possibilità, questo per gli sviluppatori, di andare magari a mettere, che ne so, io ho fatto la musica per quando si apre un forziere, e magari tramite un linguaggio di programmazione che viene utilizzato tramite questo programma che si chiama FMOD e Unity, viene assegnato il suono magari al momento in cui... Esattamente. Quindi diciamo c'è tutto uno studio dietro. Però di solito il compositore compone sempre le musiche, ovviamente... magari imposta il lavoro su questo FMOD, però dopo magari è in accordo con lo sviluppatore che andrà poi dopo a programmare, certo, quel suono. Ma ben venga che il compositore sappia farlo, cioè, perché comunque non è che è detto che comunque il compositore non si debba
diciamo, non debba saperle queste cose, è giusto che le sa, però magari chi programma già videogiochi da tempo e che comunque sia si trova in una situazione del genere, ovviamente è meglio farlo fare a chi di dovere. Sicuramente poi ci sta quella parte tecnica di programmazione che è quello che poi si deve smazzare a mettere, quando c'è una bomba metti l'audio scoppio, ho detto proprio. Bravo, esattamente. In termini basic proprio, esatto. Di programmazione. Esatto. È importante. Ed è importante anche, e questa cosa viene utilizzata anche nei GDR, e ad esempio a noi ci è stato richiesto alcuni brani di farli a loop. Questo vuol dire che devi stare attento che quando finiscono ovviamente devono ricominciare. Certo. E se tu ovviamente non stai attento con i suoni con i quali finisci e con quelli che inizi, ovviamente... No, e quindi anche lì c'è un po' di ovviamente bravura a livello di quella alla fine esperienza, perché comunque sai bene o male comunque come far girare bene il brano. Guarda, ti faccio fare una risata. Prima di lanciarmi su StreamYard, ho provato a utilizzare OBS Studio, che per me è complicatissimo. Una delle lezioni è creare il tappeto sonoro per far combiciare la fine con l'inizio, che non si sentiva lo stacco. Sarò stato 3 giorni a fare un audio che praticamente finiva in modo che si attaccava in maniera fluido. Non ci sono riuscito. Alla fine sono riuscito a fare la piccola scamotage, abbassa audio, alza audio. Quindi nel punto finale d'inizio c'è un attimo di sali e scendi di volume, quindi è diventato accettabile. Però sì, effettivamente sono tutte cose complicate da tenere a mente. Sì, sì. Beh, ti dirò, cioè, è molto più semplice farlo con i campioni audio che ovviamente con la musica, perché con i campioni audio, come hai detto tu, magari metti un fade in, un fade out, o comunque magari riesci a tagliare la parte precisa, no? E quindi riesci a loopparla. A differenza magari della musica, che comunque lì devi pensare agli strumenti che vai a mettere. Infatti di solito noi componiamo il brano dalla fine all'inizio, perché praticamente sappiamo perfettamente che, capito, funzionerà, perché ovviamente l'inizio sarà la fine della fine. Ah, cioè, ho capito. Bella tecnica, un piccolo tip and tricks per chi ci sta seguendo. Quindi se vi ritrovate comunque a comporre un brano che vi dicono deve essere loopabile, eccetera, ricordatevi di pensarlo al contrario. O quantomeno le ultime 4-5 note identiche alle prime 4-5 note. Esattamente, e via. Magari sarà un po' monotono in quel punto, però avete una battitura. Esatto. Antonio, ci sei? Ti vedo un pochino più fluido. E vai! Ma adesso mi sentite? Eccolo. Ti sentiamo, ti vediamo e sei pure collegato quasi in tempo reale. Andiamo. Non ti muovere da così. Fermo. Un miracolo. Ho cambiato, sì, ma da quale poi presto mi butterò, però va bene, dai, adesso lo lasciamo aperto. Ti abbiamo recuperato. Senti, io ti rifaccio di nuovo la domanda di prima. Tu all'interno di Sonor Village cosa ti piace fare? Cioè, di cosa ti occupi proprio fisicamente? Ho capito che Gabriele si occupa di alcuni aspetti. Allora. Oltre ad averla creata la Sonor Village, cioè, e quindi ne faccio le veci del direttore inopportunamente spesso, sono la persona che si occupa di gestire tutti i lavori, quindi di conseguenza prendo tutti i contatti, parlo con le case editrici, con gli editori, con gli autori, con i grafici, con chiunque sta lavorando a un qualsiasi prodotto, che vada al fumetto, al gioco, al trailer, a tutto quello che vuoi tu. Gestisco inizialmente tutte le decisioni sulla musica, quindi parlando con gli autori o produttori decidiamo qual è il progetto sonoro che andrà sviluppato, e a questo punto poi mi relaziono con tutti i ragazzi che fanno parte della Sonor Village, che oltre a Gabriele abbiamo detto c'è Daniele, c'è Gianluca, c'è anche Luca Camerota, che è un altro valente musicista che collabora con noi, e a quel punto distribuiamo i brani in base alla tipologia del lavoro. Magari può succedere che chiunque di noi ha più proprietà nel comporre un certo genere o una certa qualità sonora, distribuiamo spesso anche il lavoro in base a quello. Dopodiché anche io compongo la musica e faccio il compositore, che è il mio lavoro. Sì, no, infatti, perché comunque nella tua foto profilo sei con una bella chitarra in mano e ci sono anche alcune foto di strumentazione, quindi diciamo ti sei ritagliato forse anche un po' per necessità il ruolo di amministratore e quindi di gestione dei lavori,
all'interno della società, perché poi alla fine qualcuno pure quella parte là se la deve accollare, però comunque riesci anche a essere produttivo dal punto di vista creativo, ecco, mettiamola così. Beh, diciamo che non ho una vita personale, questa è l'unica risposta buona che posso darti, però è una cosa che mi piace, nel senso che questa è una cosa che ho scelto, che amo fare. Quando inizialmente mi chiedevi di la sonorizzazione del mondo nerd, ma io appartengo a tutti e due i ruoli fin da bambino, cioè nel senso sia al mondo della musica che al mondo nerd, cioè mi piacevano i fumetti, i videogiochi ci hanno avuto a che fare fino a un certo punto perché non mi hanno mai entusiasmato più di tanto, ma tutto quello che è fumetto, animazione di qualsiasi tipo, è giapponese o meno, film, insomma assolutamente appartengo a questo mondo, quindi la possibilità di poter mettere la musica proprio in relazione a questa altra mia grande passione per me è una conquista enorme, quindi va bene anche parlare con chiunque. Poi sì, lo racconto spesso, spesso racconto anche ai ragazzi le mie disavventure, e che parlando spesso non soltanto con persone in Italia ma anche all'estero, dagli Stati Uniti al Canada, dal Brasile alla Spagna, Germania, Inghilterra, cioè dovunque noi effettivamente stiamo collaborando, spesso mi capita che alle 2 di notte sto parlando contemporaneamente, chattando ovviamente, contemporaneamente con uno negli Stati Uniti e uno in Spagna. Una volta è successo che stavo parlando con uno in Brasile in portoghese, ovviamente tramite il traduttore perché non parlo il portoghese, e con uno in Spagna e mi sono sbagliato, a quello in Spagna ho scritto in portoghese. Questo per farti capire, insomma, che arrivati a una certa ora bisognerebbe smettere. E invece io impertezzo, infatti l'altro l'ha capito, si è messo a ridere virtualmente parlando. Anche perché capito poi lì. Spagna e Portogallo non è che hanno questo fuso orario molto diverso dal nostro, quindi se in Italia erano le 2 di notte, anche da loro non è che erano le 4 di pomeriggio. Sì, no, ma infatti, ma guarda, comunque il mondo nerd, come ben sai, spesso si aggira di notte, insomma, molti lavorano fino a ora tardi. Io comunque di giorno faccio il lavoro in un'agenzia di comunicazione e marketing, quasi tutto quello che faccio nel mondo creativo è nel weekend o la sera, quindi per gioco forza si finisce sempre a fare le 11, mezzanotte, perché le 8-10 ore di giorno se ne vanno via in un altro modo, quindi se lo vuoi fare lo devi trovare il tempo. Per forza, è capitato spesso che magari un'azienda americana mi chiedesse qualcosa velocemente, un'esigenza veloce, e a luna di notte mi sono messo a lavorare, nel senso che fa parte del lavoro. Certo, quello sì, sicuramente poi diventa anche una questione di professionalità, quindi ovviamente se uno ti chiama tu rispondi e ovviamente è anche un feedback positivo e quindi magari ti richiamano, quindi sia una cosa assolutamente molto importante. Sì. Però abbiamo capito che tu l'hanno il cellulare, non lo spegni perché ti arrivano le chiamate di notte. No, non sta mai spento il cellulare, ma mai assolutamente, insomma, e infatti dormo poco anche per quello. Senti, prima parlando con Gabriele stavamo ascoltando l'audio, quello del supereroe, quindi il tema musicale, mi era venuto in mente, sì, avevo detto, sembrerebbe un bel audio, cioè no, è un bel audio, però potrebbe sembrare un audio per un book trailer. Voi vi occupate anche di book trailer, quindi audio per presentazione di libri? Ah, l'avete fatto? Sì, assolutamente. Ah, voglia, sì, ne abbiamo fatti diversi di book trailer proprio per libri, perché abbiamo lavorato anche per delle società proprio editrici di libri, alcuni per bambini, altri per ragazzi, addirittura abbiamo lavorato per una società Sud Italia che si occupa di libri per non vedenti, che ovviamente serviva la musica da adattare ad alcuni libri, ovviamente non vedevano il video chiaramente, però per la pubblicità del libro è servito, ovviamente, perché la pubblicità va a tutti, ovviamente è servito anche lì la musica per un video, magari comunque hanno parenti che possono guardarlo e decidere di comprare, quindi diciamo comunque è pubblicità, insomma. Certo, quindi sì lo facciamo normalmente, insomma, facciamo anche i trailer per i giochi, insomma, magari ci è capitato di fare la musica soltanto per i trailer e non per i giochi, insomma.
Ad esempio, l'ultima cosa che abbiamo fatto è stato un board game che è andato in Kickstarter poco tempo fa, board game italiano di grande successo, che è Feralis, un board game in stile fantasy, e lì abbiamo fatto il trailer, abbiamo fatto solamente il trailer. Bello, vediamo se Quindi. c'è sulla vostra pagina, ma giusto così che lo facciamo vedere. GDR Promo, sono Original, questo qui? No, quello è il nostro video pubblicitario. Quello è il nostro video pubblicitario. No, questo non lo trovi sul nostro canale, ma lo trovi sul canale della casa editrice. Ah, ok. Ovviamente noi sul nostro canale YouTube non mettiamo cose delle case editrici perché bisognerebbe avere l'autorizzazione e quant'altro. Quindi. E lì ci sono soltanto alcuni nostri lavori e alcuni lavori che ci hanno dato il permesso. Altrimenti non mettiamo di nostra spontanea volontà i prodotti sul nostro canale, insomma, anche perché firmiamo sempre dei regolari contratti di edizione per il diritto di sfruttamento del lavoro, insomma, sono contratti molto precisi, per cui dobbiamo rispettarli e non mettiamo cose se non abbiamo l'approvazione. Senti, invece su SoundCloud, ci Sì. sono delle vari brani. Questo penso che sia tutto un CD. Che cos'è? Di un gioco? Un gioco di ruolo? No, Allora, Steampunk RPG. queste sono dei pacchetti di musica che noi abbiamo creato stilisticamente, cioè ci sono delle cose in stile horror, steampunk. Non ricordo cos'altro, qualcosa di fantasy, non ricordo adesso quanti sono. Sono dei pacchetti che noi mettiamo anche in alcuni store digitali di musica per chi si occupa soprattutto di giochi di ruolo e board game. Ad esempio, li vendiamo ad Ark & Forge Tabletop, che è una società australiana che vende quindi per noi questo prodotto. Stavamo su Astral Tabletop fin quando l'Astral ha avuto il marketplace. Siamo su un altro paio di siti. Siamo su un Drive Thru RPG, che è uno dei più famosi e più importanti. Insomma, ne abbiamo diversi nel quale ogni tanto inseriamo dei pacchetti di vendita di musica e sono una collezione di brani inerenti a quello stile che vedi sul titolo, quindi se è cyberpunk sarà su quello stile lì, se è sci-fi sarà su quello, se è horror sarà su quello. E l'utente può trovare, o può comprare l'intero pacchetto, o può provare il pezzo che gli piace e acquisirlo, insomma, non normale vendita di musica su internet, insomma, niente di più e niente di meno. Ah, ok, Soltanto quindi che sono delle cose dedicate ai giocatori. sì, queste sono cose quindi che avete creato voi e in questo caso qui sono solo ascoltabili, non acquistabili su SoundCloud, giusto? Esattamente, no, su SoundCloud è solamente ascoltabile, sì, sono su altri siti, li trovi anche su iTunes Music, li trovi su Amazon Music, insomma, sono in vendita su diversi portali che vendono musica tramite un'altra società che si occupa di vendita di musica a 360 gradi, ma sono delle cose dedicate soprattutto ai giocatori. Ok, Certo. o board game o gioco di ruolo, insomma, al di là che se a uno piace il brano se lo ascolta di per sé come musica, però sono più centrati per questo. E sono delle cose carine, insomma. Spesso ne vendiamo alcune perché effettivamente in alcuni settori, soprattutto nei portali che trattano comunque giochi e tutto il materiale inerente ai giochi. Queste cose vanno molto, quindi ne vendiamo spesso. Sì, io adesso ne sto mandando qualcuno in audio, dovrebbero sentirsi come sottofondo, che non le ho messe altissime così non ci dà disturbo a noi mentre parliamo. Però sì, sono le classiche canzoni, nel senso quella musica di sottofondo che poi uno utilizza nei giochi o volendo anche nei video. Ognuna di Cioè, queste ah, tracce, assolutamente, assolutamente sì. ognuna di queste tracce potrebbe essere Assolutamente sì. cantata a base di un book trailer o di un intro. 30 secondi, quindi sono perfette. Anche adesso che si fanno tanto questi, come me, come sto facendo io, questi programmi
di content creator che ti serve quella musichetta di 15 secondi che ti fa lo stacchetto, l'intro. Guarda, noi ne abbiamo fatte tante anche per un sacco di siti di content creator, come dici tu, insomma, che ci hanno chiesto la sigla o soltanto la musica di sottofondo, insomma. Ma diciamo che nell'ambiente, in particolar modo dei giochi di ruolo, in Italia abbiamo praticamente collaborato, se non con tutti, credo ormai ce ne manchino pochi, a più riprese, non soltanto per case editrici, ma anche per chi, per i blog, per siti, insomma, ormai ci siamo fatti un po' conoscere, e questo mi fa molto piacere, ci fa molto piacere, insomma, perché non, sì, c'è, non è soltanto... Sì, tra parentesi, credo che sia un potenziale mercato molto florido, perché oramai quasi tutti quelli che vogliono avere una presenza creativa si aprono un canale social di qualsiasi tipo, e quelli in video, quindi che sia YouTube o Twitch, inevitabilmente poi alla fine hai bisogno prima o poi di una sigletta, di un po' di effetti sonori, quindi se sei tipo come me, ai super inizi ti arrangi con quello che trovi di free. Ma poi quando inizi a crescere e hai una tua brand e presenza un po' più solida, è anche normale, evidente, che ti inizi a fare la tua musichetta, la tua sigletta, i tuoi effetti che ti caratterizzano e ti personalizzano, che fanno parte del brand poi alla fine. Quindi... Ma infatti, guarda, quello che tu stai dicendo è stato una grande discriminante nel nostro lavoro. Ti spiego perché. È perché su internet o YouTube o qualsiasi altro canale tu trovi tutta la musica che vuoi, di carattere generico, su qualsiasi stile, qualsiasi genere musicale, qualsiasi cosa tu la trovi, e spesso trovi molte cose gratuite, ok? Quindi non stiamo parlando di pirateria di nessun genere, stiamo parlando che ci sono molti, anche il nostro YouTube è un canale dove puoi aggiungere musica gratuitamente, quindi tu trovi qualsiasi cosa tu cerchi, però la discriminante è un'altra per noi, è quanto il tuo prodotto ha necessità di aspetti specifici musicali, ok? Quindi il nostro successo, lo dico fra virgolette ovviamente, per modo di dire la parola, sta proprio nella customizzazione del prodotto. Cioè, noi facciamo anche dei prodotti di carattere generico che sono appena quelli che hai sentito, ma poi noi andiamo nello specifico. Quindi un gioco fantasy, ormai il gioco fantasy di per sé non esiste più, perché sarà un fantasy coniugato con tutta un'altra serie di specifiche particolari che magari rendono quel gioco estremamente peculiare, ok? Allora, una sonorizzazione che non va a toccare alcune di queste peculiarità sarà una sonorizzazione che è abbastanza superficiale, non ti fa entrare nelle atmosfere specifiche di quel gioco, ok? Certo. Se tu c'hai un fantasy... Ma in questo fantasy, ad esempio, credo che Gabriele ti abbia fatto ascoltare qualcosa da un gioco che si chiama Planetea, no? Che è un importante gioco che L'abbiamo ascoltate tutte, tranne quella. Perfetto. Quindi abbiamo l'occasione per ascoltarla. Esatto, allora ti faccio un piccolissimo e velocissimo preambolo. Vai. Allora, Planetea è un gioco della Atlas Game, e qui non facciamo pubblicità, tanto... È un sito di amici che è andato in Kickstarter un po' di mesi fa, insomma ormai credo che parliamo della fine dello scorso anno. Ha avuto un grandissimo successo, ma parliamo di numeri esorbitanti, e abbiamo fatto la colonna sonora. Planetea ha una specifica, è un gioco di ruolo sempre una sorta di fantasy, ma trasportato nella preistoria. Quindi ha tutte le ambientazioni, le caratteristiche, gli aspetti sociali, religiosi, magici, poteri, qualsiasi cosa. Lo mostriamo anche, perché tanto non ci riflega. Esattamente. Ma tutto ambientato nella preistoria. Ok, ci è stato chiesto di fare un lavoro sulla musica, che adesso è uscita, infatti vedi che c'è proprio sulla tua destra c'è l'icona proprio della soundtrack, dove noi abbiamo fatto un lavorone, perché abbiamo fatto ci hanno chiesto tre diverse atmosfere, una di combattimento, una sulla magia e una un po' più generica, dove abbiamo fatto la musica. Poi abbiamo fatto altre 16 sonorizzazioni ambientali
dall'esplosione del vulcano ai dinosauri che scappano, ai cacciatori che inseguono le prede e le cacciano, a una lotta fra un T-Rex e un mammut, quindi sonorizzazioni di tipo strettamente rumoristico ambientale, e poi l'abbinamento della musica con queste. Quindi alla fine sono usciti 5 album che raccolgono 48 tracce. Questo, ad Caspita. esempio, è un lavoro che se non vai nello specifico sarebbe stato impossibile che tu prendessi una musica così qualunque, insomma, perché è veramente tanto, tanto, tanto particolare. Non è il fatto della preistoria in sé, che è, voglio dire, di musica preistorica ne trovi quante ne vuoi, però l'abbinamento di alcune formule è estremamente particolare, no? Ad esempio, Sì. nella mitologia di Planigea c'è questo mare dove vanno a cadere, a collassare delle stelle che sono degli dèi. Allora è chiaro che sonorizzare sia dal punto di vista ambientale questa cosa che farne la musica presupponeva degli aspetti estremamente specifici che sono quelli di Planigea. Nessun'altra musica avrebbe potuto toccare questa cosa e neanche nessuna sonorizzazione ambientale che tu puoi trovare gratuita. Quindi su Sì, questo si basa la forza. ne parlavo proprio con Gabriele mentre parlavamo ad esempio di Moon Knight, nel senso che per Moon Knight è stata fatta una colonna sonora che era molto adatta per quel telefilm, che se ci mettevano la classica musichetta degli Avengers non dava nessun spessore. Sicuramente una bella canzone, ma andava benissimo per gli Avengers, ma non sarebbe mai andata bene o comunque non avrebbe riso così come ha reso la colonna sonora fatta per Moon Knight. E effettivamente sì, Esattamente. hai ragione, cioè ogni cosa ha un suo valore. Poi se mi dici la traccia audio qual è, Gabriele, perché non riesco a capire. Planigea Ambient. Ah, eccola qua, trovata. Allora, riposiziono il microfono, rialzo il volume al massimo, sperando che non sia troppo bassa, e andiamo. Aspetta, la faccio ripartire. Molto, molto primordiale, come detto tu prima. È una bellissima traccia. E quella era solo l'intro, giusto? Quello è un estratto della Sì. traccia, sì, perché sennò cioè, era troppo lunga. Sì, immagino, essendo poi da gioco, sia durata sicuramente qualche minuto. Sì. Sì. Antonio, Va. progetti futuri? L'ho chiesto anche a Gabriele. C'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa di nuovo? Ah, assolutamente sì, ma ormai la sonora non sta mai ferma un giorno, infatti aspiriamo al riposo anche noi, ma non avverrà. Allora, stiamo terminando in questo momento quattro colonne sonore di rispettivamente tre giochi, un board game, due GDR e un fumetto. Allora, un GDR in Inghilterra, un altro GDR che uscirà fra poco negli Stati Uniti e il fumetto in Italia, ma adesso non ricordo il board game da dove viene. Prossimamente abbiamo un'altra sequenza di fumetti, abbiamo altri già tre giochi di ruolo prenotati, per cui a scadenza dopo l'estate inizieremo a lavorarci. E poi ci aspettano un po' di fiere, insomma, a cui vorremmo ricominciare a partecipare, visto che, insomma,
dopo il periodo del Covid. Quali fiere di solito bazzicate, mettiamola così, quali preferite? Guarda, perché abbiamo un caro amico che ci invita sempre, è già la seconda volta che andiamo al Comic Con di Napoli, e l'ultimo Comic Con abbiamo fatto proprio una presentazione, una call, insomma, proprio all'interno del comico sul nostro lavoro, nel settore ovviamente dei giochi. Abbiamo fatto alcune altre piccole fiere tipo il Mugello Comics, sempre invitati da persone che ovviamente sono molto addentro nel mondo dei giochi di ruolo, dove abbiamo anche fatto delle giocate live, cioè abbiamo sonorizzato mentre la giocata avveniva, quindi in diretta, ok? Ci siamo anche fra l'altro divertiti moltissimo. Abbiamo fatto il Romix un anno e spero che ci torneremo presto. Dovevamo fare proprio prima del lockdown, dovevamo fare Modena Play, che era più importante, dovevamo fare proprio la presentazione ufficialissima della Sonor Village con la rassegna stampa, con la stampa invitata e quant'altro. Dopodiché è successo quello che tutti noi sappiamo. Si riprende a settembre. C'è stata, so che è andata molto bene, grazie affluenza. Sì, guarda, noi non siamo andati a quest'ultima perché eravamo operati di lavoro, quindi siccome vorremmo farla bene, una cosa al Modena Play, organizzarla bene, perché ovviamente per noi è estremamente importante la visibilità in quell'ambiente, abbiamo preferito bypassare e quindi quest'anno abbiamo saltato, cioè l'ultimo. Il prossimo anno vogliamo assolutamente fare, quindi sicuramente il Modena e poi anche Lucca, che dovevamo andare anche lì, ma sempre per quegli stessi motivi abbiamo saltato. Diciamo che queste sono le fiere che vorremmo per il prossimo anno centrare. E state sempre nel mondo giochi / fumetti, quindi non editoria, guarda, non altro. Guarda, in realtà non è una nostra scelta, nel senso che noi abbiamo, ad esempio, una delle ultime cose che abbiamo fatto è stato musicare un trailer di un cortometraggio. Abbiamo fatto anche delle cose per dei cartoni animati di animazione, ovviamente. Quindi non è la richiesta, noi rispondiamo a richiesta. Certo. Ovviamente in questo momento qui, avendo lavorato molto nel settore dei giochi di ruolo, ci chiamano molto per quello, perché ormai ci siamo fatti conoscere e alcune società continuano, ovviamente fanno uscire un nuovo gioco, ci richiamano, e quindi nonostante siamo in quattro diventa difficile gestire ulteriore lavoro, ma non diciamo di no a niente, nel senso che siamo aperti a... Guarda, io poi mettere la musica sulle cose, poi dove vi chiamano, anche volendo un bello spot pubblicitario, esatto. Uno ce la mette la musica. Guarda, poi in realtà è un pensiero anche legato alla capacità di farsi conoscere. Il nostro ambiente è un ambiente in questo momento pieno di persone che fanno questo mestiere, quindi sonorizzazioni, colonne sonore, cioè un settore, dal momento che si è fermata la musica dal vivo, molto si è spostato lì. Ok, quindi in questo momento è un settore pienissimo, quindi c'è tanta offerta e la domanda su per giù oscilla a seconda dei settori, ma c'è tantissima offerta. Allora, prima di bussare a porte estremamente importanti, io sono dell'opinione, anche perché ho una certa età, non sono proprio un bambino, che prima bisogna farsi le ossa e farsi conoscere e presentarsi alle porte importanti con un curriculum che abbia già un peso. Attualmente noi ci troviamo nella condizione di avere un curriculum che ha un peso, quindi non è più Antonio Affrunti che bussa alla porta della Wizard, poi ne dico una, la prima che mi è venuta in mente, e che non verrò mai preso in considerazione perché sono uno delle migliaia di persone che bussano alla stessa porta contemporaneamente. Adesso io mi presento come Sonor Village con un curriculum che molti ci invidiano, grazie alla quantità di lavori che abbiamo fatto e ai sacrifici che abbiamo fatto. Quindi la mia intenzione non è fermarmi dove sono adesso, ma che questo sia un punto di lancio per porte anche più importanti, per settori come quello del videogame, per settori come quello della cinematografia, della televisione, insomma, non disdegno niente. Ovviamente quando parliamo di settori importanti non parliamo di settori più importanti dal punto di vista artistico, perché ad esempio il settore del board game, il gioco di ruolo secondo me dal punto di vista artistico è uno dei più creativi in assoluto,
ma tanto per un discorso legato soprattutto al finanziario, cioè a settori che hanno dei budget e dei piani di investimento più importanti anche nel settore musicale. Diverso è il nostro divertimento. Io mi diverto come un pazzo anche a fare la colonna sonora di un board game per pochi soldi. Cioè, ma questa è la mia, come dire, la mia scelta personale, ok? Perché Spero mi che uno la diverte. cosa la fa con passione, poi ovviamente se invece di 100 ci puoi guadagnare 100.000, ma ben venga, però diciamo uno poi ci mette Certo. sempre il piacere di farlo e la passione, quindi alla Ovviamente, fine. ovviamente una società come la nostra deve crescere non soltanto nella quantità dei lavori, ma deve crescere anche nella quantità di importi economici che i lavori portano, anche Certo. perché siamo cinque persone, dobbiamo lavorare e dobbiamo crescere artisticamente perché questa è la cosa più corretta, ma questa crescita artistica deve poi portare effettivamente ad un blasone più alto della società e a una richiesta economica più alta. E questa cosa piano piano la stiamo facendo, piano piano stiamo crescendo, insomma, poi facciamo quello che possiamo, non ci vantiamo di nulla questo. Vabbè, ma figurati. Senti, non l'ho trovato, ma può darsi che mi sfuggì da me. C'è anche un sito internet oltre ai No, social? il sito internet è attualmente in costruzione, nel senso che contiamo di farlo uscire prima della fine dell'anno. In realtà già c'è, non è online, No, è perché visibile. purtroppo io... No, non è ancora visibile perché io sono un estremo pignolo e quindi c'è sempre Va qualcosa bene. che non mi piace, che cambia, però entro la fine dell'anno arriverà perché è doveroso. Senti, quindi per il momento abbiamo le pagine per chi fosse interessata a sbirciare un po' in rete, YouTube e SoundCloud, giusto? Sì, Perché per pure ascoltare. Facebook non c'è una pagina societaria su Facebook. No, su Facebook c'è la pagina Sonor Village, quindi lì Ah, trovate me tutte la le sono perso io, informazioni. adesso la Sì, troviamo sì. subito. Sì, c'è la pagina Sonor Village, ed è la pagina, insomma, dove anche ci sono anche tutte le nostre i nostri lavori che Ah, piano ok. piano facciamo uscire. Allora proprio la aggiungo ai contatti vostri che non l'ho inserita. Ok, Eccola qua, ok, grazie, perfetto. E figurati. grazie. E poi il canale YouTube, il canale SoundCloud, presso il sito. Queste sono attualmente. Poi in realtà i nostri lavori si trovano sparsi in migliaia, perché in centinaia, migliaia, mi sono espresso male, ma in centinaia di siti, perché in realtà la casa editrice mette il proprio sul proprio sulla propria. Certo, capisco. Sul proprio sito, alcuni hanno in America, hanno alcuni siti specifici, in Europa altri, insomma, è molto variegata come cosa. Quindi, però, se volete una Vabbè. cosa specifica, il SoundCloud e YouTube, il canale YouTube è la cosa più semplice e più diretta. Ok, vabbè, comunque c'è anche la pagina Facebook per chi volesse seguire quelli che sono i Sì, messaggi, assolutamente. diciamo, un po' più quotidiani, quindi un po' meno tecnici anche, perché giustamente su YouTube e SoundCloud mettete l'audio o il video, su Facebook ci sono quei post un po' più discorsivi, saremo qui, saremo lì, c'è anche più Sì. interazione. Diciamo Quindi, che è la nostra storia dei nostri lavori, nel senso ogni volta che arrivo al lavoro esce un lavoro, insomma, cerchiamo di sostenere anche le case editrici che vanno in Kickstarter, dando il nostro appoggio con i post, insomma, muovendo la community anche noi, visto che quando facciamo partire un sì. progetto ne Ormai, facciamo ormai parte in funziona tutto e per tutto. così, ormai è questo l'andazzo, nel bene e nel male, ovviamente, però è così che ci si muove. Ragazzi, io vi ringrazio, siamo in collegamento da un'ora e mezza, non vi voglio tenere oltre, mi fa davvero piacere che tu sei riuscito a risolvere, Antonio, un po' il collegamento e sei Io riuscito a mi scuso, prendere guarda, io mi scuso ancora con te e con tutti i parte. Ma ragazzi che ci figurati. stanno seguendo o che ci seguiranno, ma veramente oggi non ha funzionato niente. Il telefono, il computer non mi funzionava nulla. Adesso ha ripreso tutto a funzionare. Non so che cosa è successo, evidentemente un problema di linea qua in zona, quindi mi dispiace, ce l'ho messa veramente tutta. No, figurati, mi fa piacere che non hai demorduto e quindi sei stato No, fino alla no. fine lì a provare e siamo riusciti a avere comunque un'ultima ventina di minuti, una media accettabile. Guarda, questo è Antonio, comunque, che è il recap finale. Quello che Antonio avete visto in De Morte. questa live è Antonio. Perfetto, mi fa molto piacere. Gabriele, allora saluto te, saluto Antonio. Grazie. Magari ci Grazie. ribecchiamo più in là, magari su qualche altra
idea, se vogliamo fare una puntata per parlare di qualche altro argomento in particolare, mi fa sicuramente piacere. Quando vuoi. Ok, ragazzi, per il momento è tutto. Buon sabato, oggi è sabato, e buona serata. Ciao. Grazie ancora, ciao, a presto. Ciao, 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 ciao. Ciao.